Amici di Rete 8 Sport, buonasera, ben ritrovati in diretta con la nostra domenica sportiva per fare il punto della situazione, soprattutto sulle trattative in casa Pescara per quanto riguarda la programmazione del nuovo corso, ma parleremo anche di basket, parleremo del Giro d'Italia di ciclismo che si è concluso la scorsa settimana, lo faremo con i nostri ospiti. Intanto buonasera e buon lavoro a Roberto Cherchi e alla telecamera. Buonasera e buon lavoro ad Andrea Di Fabio in regia e ben ritrovato al nostro Gabriele De Bari. Ciao Gabriele, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Dopo un mese sono tornato, ti sono mancato? No. Grazie, sei sempre molto gentile, mi fa piacere che però lo dici con il sorriso. Ritrovo con grande piacere Cristiano Del Grosso della Casertana. Ciao Cristiano, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti voi. Il direttore della Vastese, direttore generale Andrea Masciangelo. Ciao Andrea, buonasera. Grazie buonasera, anche a te grazie per aver accettato il nostro invito. Tra grazie un po' andremo anche con dei collegamenti in diretta per approfondire l'argomento Pescara e non solo. Intanto, Gabriele, ancora non ci sono notizie ufficiali, ma di sicuro il Pescara sta iniziando a programmare. Sta iniziando, è una parola vaga. Sta iniziando, anche la settimana scorsa stava iniziando. Dopo una settimana sta ancora iniziando. Noi aspettiamo che inizi. Stava iniziando, si può dire di tutto, ma non dice niente in realtà. Che significa che sta iniziando? Sta ultimando le strategie prima ma di uscire dallo strategie, qui si tratta, che avrebbe dovuto già scegliere il direttore sportivo e scegliere poi contestualmente anche il tecnico. Secondo me ha già scelto e non dice niente il Presidente. Perché mi sembra strano che si vada avanti a tentoni fino ad oggi senza una programmazione dopo una retrocessione così amara e non si riparte immediatamente. Di sicuro non ci sarà il ritorno di Oddo come allenatore. Io non so chi ha messo in giro questa voce, ma mi sembrava un po' così una butata, ecco. Io vorrei un allenatore di categoria che conosca la categoria, che sappia impostare bene un'annata, ma siamo molto indietro, a meno che, ti ripeto, non abbia già scelto e non lo dica pubblicamente. Primo commento anche di Cristiano Del Grosso. Cristiano, tu quest'anno è il primo anno che non sei stato a Pescara, che idea ti sei fatto dall'esterno di questa stagione che è finita così male? Ma l'abbiamo visto tutti, insomma, come è andata a finire. I motivi ne possono essere tanti, ma credo che adesso non servi più a parlare e a rimettere sempre il dito nella piaga, insomma. Adesso bisogna, come ha detto Gabriele, ripartire con grande entusiasmo, perché credo che il Presidente voglia assolutamente ripartire con la determinazione. Con l'obiettivo di dover vincere subito. E l'entusiasmo che ha, sì. Però per vincere subito. Sì, sì, assolutamente. Quindi sarà la settimana, credo, decisiva per decidere sia il direttore che l'allenatore. Vediamo se Andrea Masciangelo ci può dare qualche anticipazione, qualche dritta se l'ha. Ma più che dritta, penso che il Presidente abbia sicuramente le idee chiare, ha mostrato più volte che nei momenti difficili è riuscito fuori, quindi secondo me ha le idee chiare, presto deciderà e ufficializzerà sia il direttore sia l'allenatore, ma mi auguro insomma che subito Pescara torni nei campionati che merita. Intanto andiamo con i nostri primi collegamenti, c'è Carlo Di Renzo collegato in diretta con noi, l'agente, anzi procuratore sportivo. Ciao Carlo, buonasera. Dovrebbe esserci Carlo Di Renzo. Devi accendere il microfono Carlo e noi ti vediamo, eccoci qua. Ora dovrebbe... Mi senti? Perfetto, ciao Carlo, ora... buonasera, grazie per aver accettato buonasera il nostro invito. Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito, grazie. Mi dici Flash qual è la tua idea, perché Gabriele De Bari e anche un po' Cristiano Del Grosso e Andrea Masciangelo hanno detto che bisogna subito adesso in questa settimana uscire allo scoperto con allenatore e soprattutto direttore sportivo. Ma guarda, io penso che la cosa da fare oggi è il Presidente, secondo me, sta vedendo quale linea seguire, cioè se seguire una linea dove provare a cercare di vincere subito e quindi magari fare una squadra importantissima con un allenatore importante e cercare di vincere il campionato. Invece la seconda linea è quella magari di programmare una risalita che potrebbe sembrare più dolorosa e più lunga, però magari alla lunga possa portare dei risultati migliori.
Tra un po' andremo a sentire il servizio di Massimo Profeta e poi lanceremo noi un nome per il direttore sportivo. Prima però voglio salutare il collega del centro, Luigi Di Marzio, che è entrato in diretta con la nostra trasmissione. Ciao Luigi, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Eccoti, ecco Luigi Di Marzio. Luigi, sei d'accordo anche tu? Settimana chiave per il nome del nuovo DS, del nuovo allenatore, se hai qualche anticipazione? Ma io sì, io credo che questa sarà la settimana chiave. Però non penso che sia un discorso di programmazione tecnica o di tempi. Io credo che in questo momento la stella polare che noi dobbiamo tenere ben precisa a mente è la società. Lì ci porterà, quella stella polare ci porterà alla pista dell'allenatore e del direttore sportivo. Non dimentichiamo che 10 giorni fa, tra l'altro al vostro sito, Daniele Sebastiani disse una frase, entrerà un nuovo socio al 20%. Io credo che la stella polare del futuro del Pescara sarà proprio quella, nel senso che da lì si partirà per capire poi in che modo navigare verso il prossimo campionato. Io credo che tutto questo lassismo sia dovuto soltanto a una situazione societaria in divenire, quindi al possibile azionista, a dei possibili partner economici e a tutto ciò insomma che orbita anche a livello finanziario attorno al Pescara, perché credo che l'obiettivo della società, io purtroppo non ho la fortuna di parlare al telefono spesso con il presidente Sebastiani, che ultimamente si è trincerato in questo silenzio assordante, però credo che perlomeno le informazioni in mio possesso sono queste, cioè che tutto ciò ruota attorno alla società, nel senso bisognerà aspettare qualche giorno prima che, se davvero c'è questa intenzione da parte di nuovi compratori o di nuovi azionisti entrare nel Pescara, probabilmente poi si passerà anche a fare la selezione, eventualmente scegliere il direttore sportivo e l'allenatore. Allora, io direi di andarci a sentire il servizio di Massimo Profeta, che fa il punto della situazione, e poi con gli ospiti entriamo nel dettaglio della discussione. Vediamo. Immobilismo, non ci sono certezze, tutto da definire. È già passato un mese dalla fine del torneo, non filtra nulla. L'ambiente è di nuovo in fibrillazione, tifosi sul piede di guerra. Nei toni e nella sostanza molto dura la nota diramata dallo storico club Pescara Rangers, soprattutto in un passo. Dovrà andare via il peggiore presidente della storia del Pescara. Del resto, dopo 2 stagioni balorde, ci si aspettava qualcosa di diverso. Ridda di nomi, Fusco, Di Giuseppe, Bravo, Goretti che ha rifiutato, tra gli allenatori Auteri, Padalino, Iervese e Grassadonia. I giorni passano, il lavoro di certo non manca. La priorità non ancora affrontata è legata ai contratti onerosi dei cosiddetti senatori. Memusciai, Scognamiglio, Valdifiori, Fiorillo, Sorensen, Busellato e Galano. Nel mese testé consegnato agli archivi sarebbe stato fondamentale affrontare il problema ancora prima della questione DS o del nodo allenatore, e invece nulla di tutto ciò. Rifondare sì, ma con competenza, mestiere, professionalità. E allora vale la pena ribadire concetti già espressi da tempo. La retrocessione deve rappresentare un'opportunità ripartendo da basi credibili. Soprattutto chiarezza di idee e programmi per invertire una deriva molto pericolosa, come tornando a fare calcio. Un minimo di progettualità, specie in C, diventa imprescindibile. Servono, lo diremo sino alla noia, organizzazione, scouting e attribuzione, senza ingerenze o interferenze, di responsabilità e competenze. Non si può più improvvisare. È stato molto chiaro e anche duro, no, Gabriele, Massimo Profeta, in questo servizio. Che dici? È una realtà sconcertante. Condividi tutto, sì? Sì, una realtà sconcertante. In un mese tutto tace, tutti i problemi che ci sono non è stato risolto uno. Allora uno viene da chiedersi, ma che cosa fa Sebastiani? Perché aspetta, perde tutto questo tempo? Perché non esce allo scoperto? Perché non affretta i tempi per risolvere i problemi? È giusto che i tifosi siano disorientati, arrabbiati. Delusi. Allora, noi un nome del direttore sportivo, che è un po' dalle informazioni che abbiamo raccolte in pole position in questo momento, lo facciamo vedere con la grafica perché l'abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Rete 8 Sport, è Marcello Di Giuseppe, abruzzese doc, al momento sembrerebbe essere in pole position per il ruolo di direttore sportivo del Pescara, il direttore che scoprì e lanciò nell'annata di Teramo Donnarumma e la Padula. Volevo sentire un po' un'opinione in studio, a cominciare da Cristiano Del Grosso sul nome di Marcello Di Giuseppe. Lo conosciamo tutti, sappiamo quanto lui ci tenga,
insomma, è una persona per bene, conoscendolo, e in più è molto competente, quindi partire da lui mi sembrerebbe anche una giusta scelta. Soprattutto perché Andrea va a rispecchiare anche quello che diceva Massimo Profeta nel servizio, no? Progettualità, le squadre di Marcello Di Giuseppe step by step hanno sempre fatto un buon calcio. Sì, soprattutto perché penso che chi oggi deve venire a Pescara deve avere fame, bisogna lavorare 24 ore su 24 per ricostruire da capo un progetto tecnico, e penso che una persona come lui, che ha voglia di rimettersi in gioco, sicuramente potrebbe essere la persona giusta. Vuole fame e lavoro. Volevo sentire anche Carlo Di Renzo e Luigi Di Marzio su questo nome di Marcello Di Giuseppe. Carlo? Ma guarda, io penso che per Marcello possa essere la consacrazione di quello che lui stava costruendo della sua carriera in passato, perché lui aveva fatto talmente bene, poi c'è stato quello spiacevole episodio che sappiamo tutti com'è andata, e secondo me Pescara per lui è l'occasione per dimostrare a tutti quello che già aveva fatto vedere a Teramo, insomma. E la Serie C è il suo campo, i giocatori li conosce bene, è un ragazzo che all'interno dello spogliatoio si fa voler bene sia dai calciatori che dai dirigenti, riesce a entrare in feeling con i presidenti, è una persona molto equilibrata, quindi e poi per lui Pescara rappresenta il Real Madrid, e oggi secondo me è la prima cosa, chiunque viene a Pescara deve avere quella fame, quella cattiveria che Pescara deve rappresentare l'occasione della vita, e per lui oggi Pescara è l'occasione della vita. Luigi Di Marzio, chiudiamo l'argomento Marcello Di Giuseppe su questa anticipazione che abbiamo lanciato. Il conoscitore di calcio, io però non mi fermerei alla Padula e a Donnarumma, perché quell'anno, io ricordo insomma la squadra, ricordo i vari Caidi, Di Paolo Antonio, Cenciarelli, Tonti, Perrotta, cioè una squadra complessa come era stata costruita. La mia domanda è questa: il Pescara con i 12 contratti in essere che ha, si trascina dall'anno scorso, con tutti questi senatori, questi grandi giocatori che sono stati abituati alla B, anche alla Serie A, in trincea i soldati mangiano nella gavetta, no? Il recipiente d'alluminio che consumano durante il servizio per mangiare, per consumare il rancio. Ecco, di tutti questi giocatori che sono stati abituati ai salotti buoni, riusciranno ad andare in trincea e abituarsi con un direttore sportivo che lavora in un certo modo, che vuol fare mercato in un certo modo, con un direttore sportivo che farà anche potrebbe fare delle scelte drastiche? Io ho qualche dubbio, ma non qualche dubbio su Di Giuseppe, ho qualche dubbio sui contratti che il Pescara si trascina dall'anno scorso. Chi verrà a fare il direttore sportivo al Pescara avrà grandissimi problemi, e se sarà bravo probabilmente riuscirà a sistemare la squadra per l'anno prossimo. Vediamo un po' cosa dice Carlo Di Renzo, che è, diciamo, del mestiere, poi volevo sentire chiaramente direttore Masciangelo, Cristiano Del Grosso e Gabriele De Bari. Io dico che è vero che il Pescara ha 12 contratti in essere, come dice Luigi, e sono d'accordo. Però secondo me i contratti pesanti che possono dar fastidio al Pescara sono 3/4. Il resto non credo che siano contratti molto pesanti. Ci puoi dire quali sono? Alcuni... Ma secondo me i contratti più pesanti li conosciamo, insomma, sono quelli di, tra virgolette, di Musciai, però penso che non ci sia problemi perché già abbia trovato accordo con la società, ma sono quelli di Sorensen e di Valdifiori, penso, non conosco le loro cifre, però penso che a livello di nomi potrebbero essere i contratti più pesanti. Gli altri secondo me, come Fiorillo è un calciatore che ha mercato in Serie B, uno dei migliori portieri in assoluto della B, quindi non credo che il contratto di Fiorillo possa essere un problema, ma Sciangelo è una risorsa, Di Grazia in C è un buon giocatore, gli altri sono giovani, sono già ragazzi che mercato secondo me ce l'hanno. Il problema più grande può essere Sorensen e Valdifiori, secondo me, e Scogliarese penso che sia. Ma Galano è un altro giocatore che in B trova squadra, non è un problema Galano. Secondo me Galano alla fine il mercato ce l'ha sempre, perché è un giocatore comunque che con... non ci dimentichiamo, l'anno scorso ha fatto, mi sembra, 11 gol se ricordo male. Quest'anno comunque il giorno d'andata di nuovo è stato decisivo in alcune partite, un giocatore che alla fine tutti cercano. Ecco, forse mi viene in mente il nome di Scognamiglio, che è un contratto pesante. Cioè, infatti te l'ho detto, Scognamiglio, Valdifiori e Sorensen, questi sono i tre contratti. Però io non credo neanche con Scognamiglio, perché Scognamiglio è un ragazzo attaccato alla piazza di Pescara, che se ne dica, è un ragazzo a cui tiene a questa maglia, quindi secondo me troverà, o toglierà il disturbo senza creare problemi e troverà una soluzione, ma sicuramente non sarà un intralcio per Pescara. Secondo me gli unici due contratti complicati possono essere Sorensen e Valdifiori. Andrea Masciangelo.
Sì, è quello che dice Carlo, cioè delle volte i contratti sicuramente sono individuato quali sono quelli più pesanti, però è importante sicuramente che dal rinnovo tecnico che ci sarà un giocatore può anche cambiare mentalità e rimettersi a disposizione in una certa maniera, perché se arriva un direttore nuovo ci sarà un cambiamento anche a livello strutturale, delle volte la testa del giocatore non sai mai come recepisce, quindi sicuramente sono ragazzi attaccati alla piazza, sicuramente o andranno via in silenzio o comunque sicuramente si metteranno a disposizione per cercare di riportare il Pescara dove merita. Tu Cristiano, tu che sei un giocatore, perché ricordiamolo, continuerai anche il prossimo anno tra i professionisti, poi ci direi tu se con la Casertana o meno, come la vive un calciatore? L'immortale, hai detto anche l'immortale. Grazie. Come la vedi tu da calciatore questa situazione, quando magari si scende di categoria ma ci sono contratti onerosi e pesanti della stagione precedente e magari il rapporto si è un po' incrinato con quella piazza? Ma io credo che ci si deve rimettere innanzitutto in gioco su quello che uno ha fatto durante l'anno, perché il fatto che io ho un altro anno di contratto non sì, mi dice che ho uno stipendio, ma devi secondo me fare due conti con la tua coscienza. Dopo un fallimento, una retrocessione, uno dovrebbe un attimino anche pensare di aver fallito in una piazza e trovare un'altra. Però nel calcio oggi è sempre comodo dire tanto io ho un contratto, resto qui. E come dice Andrea, o ti metti nella mentalità di tornare in trincea o se no è un bel problema, perché Luigi ha sollevato anche un... Non dico un problema, però che fai con dei giocatori che magari ce li hai qui e magari non hanno il mercato che vogliono e comunque li hai qui. Quindi è un bel lavoro quello che ci dovrà essere. Gabriele De Bari, in chiusura su questo argomento che ha tirato fuori Luigi Di Marzio, e poi da Carlo Di Renzo vorrei cominciare a parlare anche un po' di possibile allenatore, qualora dovesse essere Di Giuseppe il direttore. Io sull'attaccamento alla maglia proprio non condivido niente. Questa è tutta gente che guarda soltanto i soldi. Lasciate perdere l'attaccamento alla maglia. Se erano attaccati alla maglia, Pescara non sarebbe andato in Serie C. È tutta gente mercenaria. No, non esagerare, Gabriele. No, la verità è tutta gente che vede soltanto i soldi. I resti di Pescara, Maglia, baciano la Maglia del Pescara, il prossimo anno baciano la Maglia. Sì, però non esagerare con i termini. Perché gente che fa il mestiere fa però non sono attaccato tutti ai così, vabbè, non sono tutti così. Il 90% no, è così. Ma non sono tutti così. Il 90% guarda, è così. A fianco a te. In tutte le categorie del calcio. In tutte le categorie del calcio. I calciatori vivono per i soldi, il 90%. Lascia perdere l'attaccamento alla Maglia. Cristiano era attaccato alla maglia dell'Atalanta. Lascia perdere. No, Cristiano era attaccato pure la maglia del Pescara, certo. Nonostante nei momenti l'anno scorso dove magari aveva 100.000 ragioni, si è fatto sempre da parte anche per il bene del Pescara, e quindi così deve essere un professionista, e così secondo me alcuni giocatori lo sono e alcuni no, perché bisogna buttare il pallone. Io non è che ho fatto io dico accuse. Il 90% dei calciatori e il 100% dei procuratori sono attaccati soltanto ai soldi. Carlo no, dai. Va bene. Carlo, ti vuoi difendere? No, ma non, per me non ha senso neanche difendere. Uno che attacca così senza neanche conoscere, di cosa parliamo? No, io non parlo di lei personalmente. No, la categoria dei procuratori è una categoria attaccata ai soldi. E non mi venire a dire no, perché sono 50 anni che sto in mezzo al calcio, dalla Serie A in giù, quindi non mi venire a dire che non è così. No, Gabriele, è come no, se io dicessi che tutti i giornalisti sono millantatori. No, millantatore è un'altra cosa. Millantatore è gente che non sa fare il lavoro suo. Buoni, mentre buoni. Chi è attaccato ai soldi, che vuole essere pagato, che vuole al primo posto i soldi. E buoni. Il Pescara si è rovinato grazie ai procuratori. Buono Gabriele. Dobbiamo dirla tutta. Non esageriamo, Gabriele. Torno da Carlo perché volevo sentire, secondo Carlo Di Renzo, chi potrebbe essere un nome di un allenatore per sposare un progetto come lo abbiamo fatto. Ma guarda, i nomi non ne faccio, ti dico che in base le caratteristiche, diciamo così. Ma no, vi ripeto, per me le persone che devono andare a Pescara devono avere la priorità, e la città, la maglia, questa squadra che ha un passato glorioso. E deve essere un'occasione per chiunque viene qui, non deve essere un passaggio o un contratto, deve essere un'occasione di vita, una scelta, una cosa a cui tieni tanto. Questo deve essere, quindi l'allenatore poi dipende da che tipo di squadra devi fare,
se fai una squadra che vuoi cercare di salire in 2 o 3 anni o se vuoi una squadra importante che devi salire subito. Sono tante le dinamiche, ma questo io non mi permetto neanche di giudicarle, cioè non sono neanche in grado di giudicarle. Queste sono scelte che fa la società insieme a un direttore e insieme agli altri soci, insomma, non insieme a me sicuramente. Luigi Di Marzio, qualche nome come allenatore? No, io innanzitutto spezzo una lancia in favore nei confronti di Carlo Di Renzo, anche se tra di noi i rapporti ultimamente non sono proprio di via tra me e Carlo. Quindi diciamo che non siamo proprio amici in ultimi tempi, però mi sento di dire che Carlo non fa parte di quella schiera dei procuratori. E io la penso come te, Luigi, perché Carlo... Altri sì, sono d'accordo con Gabriele Toto, però forse Carlo è lo 0,1%, anche perché viene da una vecchia scuola. Ripeto, non siamo in ottimi rapporti, Carlo, negli ultimi tempi, quindi avrei anche... sarebbe anche contro il mio interesse, diciamo, nel gioco delle parti. Detto ciò, io penso che l'allenatore... In questo momento il Pescara, secondo me, è un allenatore che seriamente sta valutando è Gaetano Auteri. Ma questa è una mia personalissima sensazione. Gli altri, su Massimo Oddo, io non ci ho mai creduto, dalla prima volta che ho sentito questa cosa. Mi sembra un'operazione alquanto impossibile, improbabile. Sugli altri profili vedremo. Ma io ripeto, fin quando non ci sarà l'identikit del nuovo direttore sportivo, e soprattutto io sono curioso di capire chi sarà il nuovo partner del Pescara, perché da lì si capiranno tante cose. Allora, io devo andare in pausa pubblicitaria, prima però volevo chiedere a Carlo Di Renzo su questo nome di Auteri, se è un nome che sposa quelle che erano le caratteristiche che dicevi poco fa. Auteri è un allenatore che è sicuramente un integralista, quindi se ci saranno da fare delle scelte drastiche, Auteri sarà uno di quelli. Questo è poco ma sicuro. È un allenatore che per una piazza come Pescara, è una piazza che comunque... ha fatto vedere in passato bel gioco, oltre ad aver vinto dei campionati a Nocera, Benevento, in C. Non ricordo se ne ha vinti altri, però sicuramente è un allenatore che ha un gioco, secondo me, portato per una piazza come Pescara. Però poi, ti ripeto, questo è un mio pensiero così, che non ha valore di niente. Insomma. È un allenatore un po' che assomiglia, per certi versi, all'integralismo di Zeman. Non gioca col 4-3-3, gioca col 3-4-3, però allo stesso modo integralista come Zeman. Mi sembra che sia il modulo che piace tanto anche a Cristiano Del Grosso, il 3-4-3, no? Se un domani dovesse fare l'allenatore. No, mio fratello. Ah, Federico, che salutiamo con grande piacere, Federico. A te piace il 3-4-3? 4-3-3. 4-3-3. Sì. Auteri piace come nome a Masciangelo? Sì, è un nome, ma prima bisogna scegliere il direttore e capire la progettualità della società. A Gabriele? Io non conosco la Serie C, non sono così presuntuoso da dire è giusto o non è giusto. È un campionato che non conosco, quindi non posso dirti niente, se è bravo o non è bravo, se sarebbe giusto o no. Però ti assicuro che Carlo, che oltre ad essere un amico è un bravissimo professionista, non fa assolutamente parte della categoria che dicevi. È un'eccezione, meglio per lui. Ma te lo posso assicurare, ci metto 10 firme. Io ne ho conosciuto migliaia, in 40 anni di carriera. Però su Carlo ci metto la firma. Da tutti i più grandi procuratori del mondo, non in Italia. Da Mendes sì, ma forse tu parli a livelli di milioni di euro a contratto, forse. Ma sui giocatori anche questi qua, però. Io su Carlo metto la firma io. E la metto con assoluta certezza. Carlo, resta ancora con noi qualche minuto prima dei saluti, perché avevamo detto che stavamo insieme una mezz'oretta. Stiamo andando in pausa pubblicitaria, ci stanno scrivendo in tanti per i messaggi sul Pescara, su Marcello Di Giuseppe, che comunque è una figura gradita. Ci guardano da Crecchio, Tania e gli amici del bar, li saluto con grande piacere. Pubblicità per noi e poi torniamo. Eccoci, siamo tornati dopo la pausa pubblicitaria, salutiamo Luigi Di Marzio, collega del centro, chiaramente domattina in edicola tutti gli aggiornamenti sullo sport abruzzese e non solo, e Carlo Di Renzo, prima però Luigi e Carlo, aspetta Carlo, prima vi volevo far chiedere un aneddoto, visto che abbiamo un giocatore con oltre 250 partite in Serie A in studio, che è Cristiano Del Grosso, un aneddoto vostro, se avete qualche curiosità o qualche domanda da fare a Cristiano. Ma guarda, io sinceramente lo conosco poco, come giocatore l'ho sempre stimato tanto, perché è uno che ha sempre dato tantissimo, è andato poco sui giornali e tanta corsa sulla fascia, quindi per me basta la stima che ho nei confronti del professionista. Il ragazzo non lo conosco, prima o poi spero di prenderci un caffè insieme magari. Grazie mille. Luigi Di Marzio? Io vorrei avere il 10% della sua fibra muscolare, perché è uno che riesce a dare in bici.
correre, a nuotare, a bere birra a fiumi, a fare tutto quello che potrebbe fare un ex giocatore, e lui continua a giocare. Io l'ho incontrato una settimana fa, mi ha fatto vedere la tartaruga scolpita, sono diventato rosso paonazzo, quindi ho detto ok, se tu hai alla mia stessa età e tu stai in quelle condizioni, ho qualche problema. Con questo chiudo, ciao a tutti. Ciao Luigi, buon lavoro, grazie, ciao a Carlo Di Renzo, ciao, buon lavoro. Ciao Carlo, buon lavoro anche a te, ciao, e grazie per aver accettato il nostro invito. Torni in studio perché abbiamo chiuso la pagina ampia dedicata al Pescara, c'è poco da parlare di sport giocato in questo periodo, vedremo qualche servizio di Serie D e il derby di eccellenza tra Vezzano e L'Aquila. Io allora ne approfitto, Gabriele, per ricordare un po' chi sono Cristiano Del Grosso e Andrea Masciangelo, cominciando con Cristiano Del Grosso, perché le tante presenze in Serie A, Siena, Atalanta, e non serve ricordarle, ma ti vogliamo far rivedere questo gol che hai segnato, che secondo me è stato uno dei momenti più belli dei tuoi due anni a Pescara. Andiamola a rivedere con il nostro Andrea Di Fabio, no? Che lo abbiamo preparato prima, era la partita con il Palermo. Vai Cristiano, fai il radiocronista. No, io non faccio il telecronista. Non lo fa il telecronista, no. Però raccontaci questa partita, che fece arrabbiare tanto il presidente Sebastiani. Sì, era una partita molto delicata, anche perché non venivamo da un bel momento, però affrontavamo questo Palermo che era una macchina da guerra. Sì, ci fu il mio gol che non serviva a molto perché ci hanno subito ribaltato il risultato, però la partita la vincemmo 3-2 e insomma fu un bel momento. Perché siamo fatti la panchina per gli occhi. Sì, insomma, sì, era un momento delicato, ecco, diciamo così, e quindi poi insomma da lì la squadra ha fatto un egregio campionato, insomma ci giocavamo la semifinale, insomma, quindi quel primo anno per me fu un anno bellissimo. È una delle partite più belle, no, del Pescara? Sì, è stata una partita, oddio, bella. Secondo tempo? C'è stata una reazione, ecco, di carattere, e quelle partite quando le vinci ti danno un altro sapore, ecco. Poi al di là della bellezza in sé per sé, che secondo me il primo tempo non è stata all'altezza, non siamo stati all'altezza, però c'è stata quella voglia di vincerla. Ci fu l'abbraccio tra Pesoli e Pillone. Che allenatore era Pillone, Cristiano? Ma il mister è un allenatore molto pragmatico, cioè fa del suo. Ha una qualità, quella di essere un secondo papà, no? Non è che quelli di quelli moderni, che chissà che cosa. Però faceva il suo, il semplice, si fidava molto di noi giocatori, e c'è stata questa fiducia da parte nostra e da parte sua, che poi alla fine siamo anche riusciti a fare qualcosa di importante. Poi la cosa più bella è essere riusciti a riportare 12-13 mila persone. E anche qualche in più con la partita con il Verona, infatti, no? Quindi quella è stata È un rimpianto della tua carriera, quella partita? No, abbiamo dato tutto, purtroppo il calcio, sapete meglio di me come va, e quindi è andata così. Io ero comunque felicissimo di quello che era riuscito a fare il Pescara. Parole importanti quelle che dici, Cristiano. Direttore Masciangelo, Teramo in Lega Pro, poi Vastese, una parentesi a Chieti. Che carriera è stata finora quella di Masciangelo? Ma un percorso duro, però ho voglia ancora di mettermi in gioco, di lavorare. Ho ultimato la settimana scorsa il corso a Coverciano da direttore sportivo, e dopo tanti anni sono riuscito a entrare. Non era semplice, perché confrontarsi con giocatori che hanno fatto carriere importanti. È stato, dico che per un dirigente è importante partire dal basso, avere l'esperienza, è importante apprendere anche nelle negatività. L'unica parentesi, diciamo, brutta è stata proprio quella di Chieti, dove me la porto ancora dentro, perché forse ho sbagliato all'inizio, quando ho capito che sulla parte tecnica ci sarebbero stati dei problemi, a non tirarmi fuori, o comunque a fare qualcosa di importante.
una cosa che mi porto dentro sia per la città sia per le persone che ho conosciuto, perché mi hanno sempre trattato bene e portato rispetto. E se potrò un giorno sicuramente tornerò per cercare di rimettere a posto quello come è stata la stagione. Abbiamo parlato tanto del Pescara in apertura, dovrebbe essere collegato in diretta con noi il presidente Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Buonasera Enrico. Allora presidente, abbiamo fatto qualche nome, abbiamo parlato un po' all'inizio, Gabriele De Bari diceva che occorre ora stringere i tempi per direttore e allenatore, qual è la situazione? Ma siccome vi stavo ascoltando mi sono fatto un po' di risate, perché qua pare che se uno non parla con i giornalisti si sta a casa a girare i pollici, non è così. Perché non è che se io non dico niente a voi non ho fatto niente, ho sentito il servizio di Massimo Profeta, che sapete tutti che è una persona che io stimo, il mio caro amico, ma quando uno dice, senza sapere quello che si sta facendo, che la società avrebbe dovuto parlare con i senatori, con quelli, con quell'altro, ma cioè, non è che se io parlo con i senatori, alzo il telefono, chiamo Profeta e dico guarda, ho parlato con i senatori. E quindi probabilmente prima di fare articoli o di fare servizi di questo tipo, forse un minimo di riflessione qualcuno dovrebbe farlo. Però a prescindere da questo, che tanto ci sta nel mondo del calcio, non è che noi siamo a letto a dormire, stiamo lavorando. Però quella del collega presidente era un'opinione, che è lecita esprimere. Un'opinione del cavolo, se permettete, un'opinione del cavolo, perché non è un'opinione. Quando uno dice che prima di tutto bisognava fare questo, se non lo sai, se uno l'ha fatto, appunto dice prima di tutto, perché poi dopo chi ascolta pensa che noi stiamo dormendo, e non è così. Ve lo assicuro, anche perché io non dormo proprio. E allora qual è la situazione intanto con questi contratti? La situazione la saprete nei prossimi giorni, quando decideremo chi sarà il direttore sportivo e poi conseguentemente l'allenatore, e cominceremo a lavorare dal minuto dopo. Ma non è che adesso stiamo fermi o non ci stiamo occupando dei contratti che abbiamo, che in qualche modo dobbiamo rivedere o addirittura magari cercare delle soluzioni per quei giocatori che non vogliono restare in C, o per quei giocatori che, come giustamente diceva Carletto Di Renzo, non hanno la testa per stare in C, perché la Serie C noi l'abbiamo fatto un anno solo, se io me la ricordo bene. Se non ci metti veramente la cattiveria giusta, ci puoi essere più bravo quando vuoi, ma alla fine prendi schiaffi dappertutto. Quindi ci vuole gente di categoria, ci vuole allenatore che abbia conoscenza di questa categoria e che faccia lavorare, perché da quest'anno io non ammetterò nessun tipo di ingerenza da parte di nessuno. I giocatori devono fare i giocatori, l'allenatore avrà la possibilità di decidere su tutto insieme al direttore. Quindi da questo punto di vista credo che cambieranno molte cose per Pescara, che forse la bontà e soprattutto la signorilità in certi casi viene spesso scambiata per stupidità. Siccome non siamo stupidi, impariamo dai nostri errori, ma cerchiamo di non ricommetterli. A chi si riferisce, presidente? A noi come società. Io le faccio solo una domanda, poi lascio il microfono a Gabriele De Bari, che ha qualche domanda, una domanda per lei, presidente. Tra i tanti nomi, noi abbiamo detto che in pole position Marcello Di Giuseppe, che è molto conosciuto in Abruzzo, abbiamo ricordato l'annata di Donnarumma, la Padula, ma non solo, Luigi Di Marzio ha poi ricordato tanti giocatori che ha portato Marcello Di Giuseppe. È vero che è uno dei nomi caldi per la poltrona di DS? Ma in questo momento ti posso assicurare, Rico, che io ho fatto insieme al vicepresidente Bankowski, abbiamo fatto diversi incontri, abbiamo parlato con diverse persone per il ruolo di direttore sportivo. Con Marcello non abbiamo parlato, quindi voi dite che è in pollo, ma io non ho parlato mai con Marcello. Sicuramente è un profilo che io personalmente giudico molto valido, ma non per Donnarumma e la Padula, perché se poi ci limitiamo, che qui purtroppo nel mondo del calcio spesso ci si ferma su quello che ho portato io, quell'altro che ho portato tu, quello ha vinto, quell'altro ha perso, quello abbiamo venduto. Secondo me Marcello è bravo perché ha costruito negli anni sempre delle belle squadre, guardando anche i conti del club, e quell'anno forse ha raggiunto l'apice. Però Marcello è bravo a prescindere dal discorso della Padula di Donnarumma, come lo sono gli altri profili con i quali abbiamo parlato.
Gabriele De Bari. Presidente, buonasera. Proprio perché sono convinto che non state dormendo, prima ho detto che secondo me lei ha già scelto sia il direttore sportivo e anche il tecnico. Non lo dice ancora, ma secondo me c'ha già il quadro ben definito. Sbaglio a pensare così? Abbiamo sicuramente un'idea abbastanza chiara di quello che dobbiamo fare. Però è chiaro che ci siamo presi qualche giorno in più perché comunque sia molti campionati ancora non finiscono e quindi vogliamo cercare di sbagliare il meno possibile, poi magari faremo le scelte e sbaglieremo tutto, ci mancherebbe, però cerchiamo di partiamo con l'idea di sbagliare il meno possibile. Quindi a giorni sapremo qualcosa di più concreto? Ma assolutamente sì, anche perché bisogna cominciare a lavorare sia per i contratti che abbiamo, ma soprattutto per allestire una squadra che sia competitiva, perché questa piazza merita di stare almeno nella categoria che abbiamo perso quest'anno, quindi cerchiamo di fare una squadra, di allestire una squadra che possa competere nel prossimo campionato di C. Conterà molto se siete inseriti nel girone C o nel girone B anche su certe scelte? Ma io credo, io ho la mia idea sui gironi, quindi poi dopo magari mi posso sbagliare, ma il girone B sicuramente non era più facile del girone C. Forse ci sono caratteristiche diverse, perché magari nel girone C c'è più aggressività, c'è più diciamo cattiveria in campo, e il girone B magari si gioca un pochettino più a pallone, ma il girone B ci sono squadre attrezzatissime, e l'hanno dimostrato quest'anno, perché se è vero come è vero che nella finale nelle quattro semifinaliste c'erano tre, se non vado errato, tre del girone nord, vuol dire che il girone B, addirittura anche il girone A con l'Alessandria, che oggi mi sembra che abbia vinto la partita d'andata, non credo siano così scarsi i gironi. Quindi al di là di quelli che sono i gironi, noi dobbiamo allestire una squadra che si sappia calare nella categoria, che capisca che in Serie B le signorine o quelli che pensano di essere più forti degli altri non servono a nulla, non contano a nulla, e quindi se tutti quanti si calano in questo tipo di nuova avventura, probabilmente riusciremo a fare una squadra competitiva. E poi i risultati alla fine li darà sempre il campo, però noi cercheremo di allestire una squadra per cercare di essere protagonisti. Io le voglio chiedere le ultime tre cose, Presidente, risposte proprio rapide, domande secche. È uscito anche il nome di Massimo Oddo sulla panchina, noi abbiamo detto che è una notizia secondo noi che non è corretta, nel senso che non è un nome spendibile per Pescara, ci conferma che Oddo non è tra i papabili oppure no? Ma io vedi, dico, io faccio fatica a rispondere a queste domande, perché credo che per il fatto stesso che io sia stato zitto in questi ultimi 15 giorni, giustamente voi fate il vostro mestiere, avete scritto di tutto e di più, ma io credo obiettivamente che Massimo Oddo proprio non c'entra nulla con la panchina del Pescara. Perfetto, su questo quindi è stato molto chiaro. La squadra è retrocessa sia lo scorso anno sul campo, poi c'è stata la questione Trapani, sia quest'anno. Qual è stato l'errore più grande che avete fatto in questi mesi, Presidente? No, secondo me ci siamo un pochettino, negli ultimi anni ci siamo un pochettino snaturati. Noi abbiamo sempre cercato di fare delle squadre giovani con giocatori forti che venivano sempre molto volentieri a Pescara, e forse negli ultimi due anni abbiamo creduto che per poter fare qualcosa in più, perché credo che bisogna mettere al primo posto la buona fede, perché se poi si pensa che qualcuno abbia costruito le squadre per retrocedere, allora vuol dire che siamo dei folli da mettere dentro a un manicomio criminale. Credo che quella è stata la cosa che più ci ha penalizzato, cioè il fatto di credere che giocatori di grido, di nome, che avevano fatto la Serie A, che hanno fatto la Serie A, potessero darci qualcosa in più. La Serie B non è tanto distante dalla Serie C, la Serie B, e lo dimostrano anche le squadre di quest'anno che sono arrivate fino in fondo, a danno di squadre che invece avevano organici sulla carta molto più attrezzati. Ci vuole tanta corsa, ci vuole organizzazione, ci vuole soprattutto, lì c'avete Cristiano che è un ragazzo
mi spiace non averlo ancora con me, perché è un ragazzo eccezionale, un ragazzo che, di quelli che dovrebbe essere sempre in uno spogliatoio, perché è capace di fare il gruppo, perché è capace di portarsi dalla sua parte i giovani, di dare consigli che non tutti sono capaci di fare. Allora perché è andato via Cristiano Del Grosso, Presidente? No. Purtroppo questa fa parte delle scelte che uno fa, e in questo caso abbiamo scelto così, magari ma questa è la dimostrazione che, siccome si dice sempre che fa tutto Sebastiani, no? Poi alla fine della fiera, se dipendeva da Sebastiani, Cristiano Del Grosso era a Pescara. Però, prescindendo da questo, non voglio fare polemica con nessuno, perché non me ne può fregare di meno. Ma ribadisco, adesso sto facendo una considerazione su Cristiano, perché lo merita, a prescindere da quello che è stato a Pescara. Per me, per Cristiano, è venuto a Pescara, ha fatto il suo, anzi più del suo. Poi ci possono essere delle incomprensioni, ma se un giocatore non ha dentro quella voglia di giocare, quella cazzimma che ci vuole in tutte le cose. Abbiamo bisogno di morti che non parlano, o di gente che sta lì e subisce passivamente tutto quello che succede, e poi dopo dobbiamo subire anche quello che succede sul campo, cioè che poi retrocede. Io ho bisogno di gente che viva, di gente che ha voglia di lottare, di gente che ha voglia veramente di sudare per questa maglia, perché solo così puoi ottenere dei risultati. L'ultima proprio, Presidente, perché lo diceva Massimo Profeta nel servizio a cui faceva riferimento prima, della dura nota della tifoseria che è stata molto esplicita nei suoi confronti. Vuole rispondere qualcosa? Vuole replicare? Ma io guarda, al di là sulla nota della tifoseria, a parte che credo che sia sempre stato molto chiaro nei confronti di tutti e soprattutto nella tifoseria. Al di là della nota, essere arrabbiati in una situazione del genere ci sta. Chiedere di andare via a me va benissimo, però qualcuno si deve assumere la responsabilità di chi arriva, perché se io avessi voluto vendere al primo che arriva, ci metto un attimo. Dopo non dobbiamo però stare a sindacare se chi arriva va al night piuttosto che va si fuma una sigaretta in più. Perché se Sebastiani deve andare via, Sebastiani può andare via domani mattina, a prescindere però da chi arriva, perché se dopo ci vogliamo scegliere quello alto, biondo, con gli occhi azzurri, se si dice Sebastiani, allora questa gente che scrive, che parla, portasse questo alto, biondo, con gli occhi azzurri, io gli cedo la società, e intanto noi abbiamo fatto solo male, sono stato il peggior presidente della storia. E la storia dice altro, purtroppo, per loro. Però a prescindere da questo, poi quando mi si parla dice siete bravi a vendere il giocatore, e i giocatori che vendiamo mica l'ha portato qualcun altro, siamo stati bravi noi a portarli. Quindi evidentemente delle due l'una, o sei un coglione o sei uno capace. Io non voglio dire che sono capace, ma non sono manco un coglione. Presidente Sebastiani, grazie per il suo intervento alla nostra Domenica Sportiva. Grazie al presidente Daniele Sebastiani, da direttore Andrea Masciangelo, le parole del presidente. Ma è quello che avevo detto prima, cioè il silenzio a volte è un presidente che nelle difficoltà ha sempre mostrato idee chiare, lucidità, ama Pescara perché è il primo tifoso sicuramente, e dobbiamo dare tutti fiducia perché sicuramente riporterà il Pescara dove merita, ci vuole lavoro e sicuramente dalle parole che ho sentito sceglierà le persone che hanno voglia di lavorare, di mettersi in discussione e soprattutto di avere fame verso questo mondo, questa città, per questa maglia, perché ci vuole soprattutto quello, e parlo a 360 gradi, non solo i giocatori e l'allenatore, anche chi compone la società, tutti i ruoli, chiunque arriva a Pescara oggi deve avere queste caratteristiche, perché secondo me con il lavoro si può costruire qualcosa di importante, perché avere un presidente che anche con la telefonata ha mostrato sempre di metterci la faccia e di risolvere i problemi non è da poco. Ricordiamoci che fare calcio in Abruzzo non è semplice. Assolutamente, su questo sono perfettamente d'accordo. Hanno già fatto tutto. Sarà Di Giuseppe secondo te? No. Dici di no? Io dico di sì. Da quello che ha detto no. Se dobbiamo pensare che dica soltanto bugie, allora è un altro discorso. Ha detto che non ci ha parlato, però ha detto che è bravo. No, e quando ho detto avete fatto tutto, abbiamo il quadro già delineato, hanno già scelto direttore sportivo e già ci hanno in mente chi è il tecnico. Non lo dicono ancora, ma hanno già definito questa cosa. C'è stato anche un mea culpa tra le righe, Cristiano Del Grosso, sul fatto che magari gente come te, gente come Pippo Riccardo Maniero non sia stata confermata. No, ma A te dispiace? Sì, a me tanto, però io conosco bene il presidente e la stima che ho è altissima, perché so come lui
lavora, ci tiene. Purtroppo le retrocessioni, Enrico, ci stanno. Se io penso alle retrocessioni del Lecce di Semeraro o del Bari di Matarrese, che sembrava che era scoppiata una bomba atomica. Ha anche detto il Presidente che probabilmente la chiave di questa retrocessione è stato il fatto che il Pescara ha cercato di cambiare un po' il DNA, da prendere appunto, tanti giovani ci stanno, bravi. Purtroppo mi dispiace perché Pescara non merita, però a volte le cose negative servono poi per riscalare qualcosa di importante. Il Presidente ha fatto mea culpa, ma non... non sul giocatore, non per me, ma l'ha fatto anche dicendo che ha sbagliato diverse cose, quindi cioè, dall'inizio, poi vedi, dalla fine del campionato che a lui, me piace parlare con i numeri dice del Grosso, che ci sono gli errori, si è messo in prima fila perché il Presidente, io sono sicuro che lui ha un'incazzatura positiva perché vuole vincere. A me poi piace parlare con i numeri, no? Del Grosso, da quando è arrivato alla Casertana, la Casertana ha cambiato marcia, non che sia solo merito tuo, però comunque hai dimostrato di poterci stare ancora tra i professionisti, siete arrivati ai play-off, se non ricordo male siete usciti per un pareggio 1-1 con la Juve Stabia. Pippo Riccardo Maniero adesso si sta giocando la promozione in Serie B con l'Avellino. Quindi diciamo che... Sono delle valutazioni che... I numeri poi parlano, no? Ci fermiamo, sì. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo. Siamo tornati, vado a bruciapelo subito con Cristiano Del Grosso e Andrea Masciangelo per parlare di immediato futuro. Resterai alla Casertana, Cristiano? Ho un accordo con loro, adesso sto aspettando, mi sto godendo le vacanze e poi credo di fare una scelta. Quindi un altro anno giocherai sicuro? Sì. Quindi ha ragione Luigi Di Marzio quando dice che è un fisico all'età. Tu sai, 38 lo possiamo dire, no? Vado bene, sì. Per i 38. Io il mio desiderio è iniziare a fare qualcosina con i ragazzini, con i ragazzi e iniziare un percorso di crescita per iniziare a fare l'allenatore, però visto anche il momento, visto anche che ho fatto veramente 6 mesi belli con dei risultati, visto la stima che ho raccolto anche a Caserta, credo che debba prendere una decisione a breve, però... Insomma, una possibilità di continuare a giocare con loro ce l'ho e poi vediamo che cosa altro può succedere. Invece il direttore Masciangelo dove lo vedremo lavorare il prossimo anno? Ah, vediamo, intanto ultimiamo questo campionato che è stato un lungo campionato e travagliato. Quindi non facile per le questioni Covid per non tutti. Non facile perché comunque abbiamo avuto diverse situazioni di Covid che ci hanno interrotto il cammino e sicuramente poteva essere un altro campionato. Quindi finiremo il campionato, a Vasto si stanno ponendo delle basi importanti. Che dice il presidente Bolami, che mi saluterai con grande piacere, l'amico Franco? Come no. Il presidente è ambizioso, abbiamo fatto un buon lavoro quest'anno nonostante le difficoltà, quindi come società è cresciuta molto con l'acquisto del pullman, il ristorante, abbiamo preso una struttura in gestione col campo per poter fare gli allenamenti. E il prossimo anno sicuramente a breve lui vuole porre le basi per cercare di fare il salto di categoria, quindi... Tra qualche giorno ci faremo una chiacchierata appena finirà il campionato e vedremo un po'. Voglio lavorare, voglio crescere. Ma con il fatto che hai preso, dicevi prima, Coverciano, sì. Con il fatto che sei un direttore sportivo a tutti gli effetti, preferisci più la carriera da direttore generale o se dovesse arrivare qualche chiamata per costruire una squadra, quindi area tecnica, preferiresti? Oggi mi sento pronto perché penso che un dirigente debba fare un percorso. Perché penso che di direttori ce ne sono tantissimi. Ho iniziato tantissimi anni fa in eccellenza, poi ho fatto vincendo la Coppa Italia, se non ricordo male. Sì, con l'Angolana e perdemmo la semifinale con l'Anusei, che è ancora in Serie D, se no saremmo andati in Serie D. Poi a Teramo ho fatto il team manager e anche il collaboratore con Fabio Lupo. Direttore sportivo che io stimo tantissimo. E ho cercato di immagazzinare tutto e ho iniziato questo percorso con l'arrivo, speriamo l'esame il 19, comunque di prendere questo patentino e quindi è il culmine di un percorso perché penso che ci voglia... anche dei studi, ti devi confrontare con gli altri mondi perché il calcio è cambiato, quindi il dirigente deve cercare di crescere a 360 gradi. Se arriva una chiamata mi sento pronto per poter fare anche il direttore sportivo. Quindi preferiresti più quella strada? Preferisco crescere e lavorare, qualsiasi cosa ci deve essere una società che ti permetta di fare questo, perché poi se non ci sono i presupposti, come ho detto prima, pago anche il percorso che voglio fare, quindi la scelta sicuramente deve essere fatta insieme a una società
che vuole crescere e vuole lavorare. Federico invece cosa farà, Cristiano? A me è piaciuto tantissimo come ha giocato il suo Giulianova, tra l'altro i risultati dicono che nonostante un tecnico, che io stimo molto perché lo ricordo ai tempi del Giulianova tanti anni fa, ma anche dell'Aquila come Leo Bitetto, i risultati hanno detto che il problema non era Federico Del Grosso. Lo scorso anno giocò un grande calcio e con un Giulianova sicuramente inferiore a squadre come il Chieti, che poi si ricorderà bene Masciangelo, è retrocesso il Chieti mentre il Giulianova si è salvato sul campo. Io credo che meriti altre chance. Qualche novità? Io lo spero, perché Federico è un ragazzo serio sul lavoro. L'unica cosa che quest'anno molto probabilmente era solo, non avendo neanche un collaboratore. E non è una piazza facile oggi Giulianova con questa situazione. Ma non è una cosa verso di loro, è che purtroppo... Cioè, poi tra l'altro l'hai vissuta anche tu da giocatore. Oggi l'allenatore deve avere la capacità anche di avere una persona al fianco che gli faccia un po', sai, un lavoro anche certosino con dei match analysis, insomma, tutte queste cose che secondo me poi è vero che, sai, poi il campo che parla, però più conoscenze hai e meglio poi sai affrontare le situazioni. Mio fratello purtroppo ha avuto grosse difficoltà sotto quel punto di vista, perché lui in campo è molto valido. E... mi ricordo come giocava quel Giulianova l'anno scorso, giocava veramente bene con una squadra che onestamente non era forte come il Chieti, che poi è retrocesso. Loro si sono salvati proprio col Chieti a Pineto, prima del Covid. Tra l'altro poi il Chieti l'anno scorso è stato molto sfortunato, perché il regolamento lo ha fatto retrocedere quando c'erano ancora delle partite da giocare e si poteva salvare sul campo. Anzi, io resto dell'avviso che quel Chieti si sarebbe salvato sul campo, ma al di là di questo facciamo un in bocca al lupo a Federico. Speriamo di poter trovare una panchina. Il Teramo che farà secondo te, Gabriele? Si aspettano le decisioni del Presidente. Un po' come col Pescara. Sì, no, però qui è più importante, perché il Presidente, se dovesse andare via, il Teramo sarebbe nei guai, perché non c'è un altro Presidente. Però vedi, Sebastiani è stato molto chiaro nel suo intervento. Ha detto, io sono pronto a farmi da parte, ma non è la prima volta che lo dice. Però deve trovare una persona che garantisca la continuità. Dove lo trovo? In Serie C? La Serie C è un campionato soltanto di dove ci si rimettono i soldi e basta. Quindi è difficile che si trovi, se non fanno la riforma dei campionati, difficile che si trovi una persona che decide di prendersi una squadra sapendo che ci dovrà rimettere ogni anno dei soldi. Mentre in Serie B puoi gestire, puoi amministrare i soldi che in qualche modo, gli introiti che hai, in Serie C non hai introiti, hai pochissimi introiti. Quindi è soltanto una rimessa economica ed è difficile che ci siano persone disposte a rimetterci i soldi per prendersi le società di Serie C. Questo è un discorso che non fa una piega, no, direttore Masciangelo? Ma assolutamente, è questo, quindi teniamoci stretti quelli che ci sono in Abruzzo, perché non è semplice trovare imprenditori sani che ti permettono di fare calcio. Poi magari Cristiano Del Grosso si ricorderà molto da vicino, perché nei miei primi anni di lavoro, che facevo questo lavoro, seguivo un giovane Cristiano Del Grosso, terzino, insieme con Federico, il presidente era Quartiglia. Sì. Si ricorderai, Cristiano, come le contestazioni dopo quella partita di Lanciano, l'invito ad allontanare il presidente Quartiglia, probabilmente la fine del Giulianova è stata la fine dell'era Quartiglia. Però vedi, poi c'è la... nel calcio vedi com'è, adesso tutti rimpiangono Quartiglia. Non meritava quello che ha passato Quartiglia. A Chieti, l'era Buccilli, l'era Maio a Lanciano. Signor Presidente, che oggi... Ecco perché, giustamente, come dice Andrea, teniamoci chi ci tiene innanzitutto e poi chi anche spende. Perché quello che hanno fatto a Pescara con Scibiglia. Sebastiani, cioè, tutto gli puoi dire, però, cioè, strutture, pagamenti, cioè, ditemi voi. Poi, 2 anni di Serie A, ho capito, retrocesso, ma ripeto, ci sono le retrocessioni dell'EC di Semeraro, di Matarrese, no, a Bari. Sulle retrocessioni, cioè, dalla Serie A io non poi devo che è un soggetto che può essere antipatico o simpatico, quello fa parte del... Però non, io... Io su questo voglio dire due parole, nel senso che ci sono delle società come lo Spezia, che quest'anno ha fatto un campionato strepitoso in Serie A con Italiano e si sono salvate, ma guardate il Benevento, che probabilmente è la società con più budget, con il presidente più ricco, che come si dice in gergo può vincere una guerra da solo, però stravince il campionato di Serie B
retrocede subito. È la seconda volta che il Benevento sale e retrocede. Ed era un Benevento che è andato a togliere punti alla Juventus, era un Benevento che all'inizio stava anche a volte nella colonna di sinistra della classifica, però poi alla lunga è retrocesso. Dura, cioè è difficile, a volte ci sono delle annate, mettici anche l'annata di questa pandemia che ha tolto tanto. Questo vale per tutti, chiaramente. Assolutamente, però con una piazza come Pescara che ne fa anche un fattore ambientale, assolutamente. Può essere anche negativa questa cosa, può essere stata. Chi sono i giocatori più difficili che hai marcato in Serie A? Ricordi ormai sono passati tanti anni. Ricordi di qualche flash che non dimenticherà mai Cristiano Del Grosso? La vittoria a San Siro con l'Inter. Ecco, questo mi piace molto. E invece è l'unico pareggio allo Juventus Stadium. E un giocatore invece che ti ha fatto dannare particolarmente l'anima in campo, sulla fascia? Ce ne stanno tantissimi. Quello che dico sempre è Figo, ma c'era anche a Roma, c'era Juli, quello del Barcellona, che 1,60 era. Correva, Batteva le punizioni bene pure. Correva tanto? Correvano tutti. E invece dei giocatori tipo Ibrahimovic, che ho visto un paio di foto tue? Era immarcabile, però... Ti sei difeso? Ci difendevamo, sì. Ci difendevamo. Com'è andata oggi con la Vastese? Dire bene, no? Vogliamo intanto il quadro dei risultati, perché ci sono state vittorie importanti per gli abruzzesi. La Vastese che ha vinto contro il Cinzia Albalonga per 3-1 in casa, la vittoria esterna del Pineto 1-0 ad Aprilia, la vittoria del notaresco del direttore Paolo D'Ercole 3-0 contro il Vasto Girardi, e poi le altre abruzzesi, la sconfitta interna del Castelnuovo. La partita più incredibile della storia è Campobasso Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio ultimo in classifica, il Campobasso pronto a festeggiare la promozione in casa, prima in classifica, 1-1. Eccola la classifica, Campobasso 68, Notaresco 62, noi ci auguriamo che non sia così, ma è solo un ritardare la festa. Sì, rimane una vittoria. Però oggi, fa effetto effettivamente. Oggi se c'era una quota sul toto scommesse sarebbe stata pazzesca. Fa effetto vedere il Porto Sant'Elpidio a 11 punti e uno l'ha strappato oggi al Campobasso che ne ha 68, ma d'altra parte il Campobasso credo abbia solo da ritardare i festeggiamenti. Vogliamo andare a vedere com'è andata la partita di oggi, i tre gol? 3-1, vediamo il servizio. La salvezza aritmetica ora è solo una mera questione di numeri. I playoff dicono che i numeri non sono una mera questione. Vastese contro Cinzia Albalonga. Con l'Aragona squalificato si gioca sul campo neutro del Mariani Pavone di Pineto, stadio che coincide con l'ultima vittoria della Vastese proprio contro il Pineto lo scorso 26 maggio. 10 punti di differenza tra le due squadre che descrivono umori contrastanti, la tranquillità di chi sa di essere già salvo contro la tenacia, di chi vuole alimentare un fuoco ancora acceso. D'Addario conferma il solito 3-5-2 davanti spazio al duo Mammona Martiniello, che appare invece deve rinunciare per squalifica al capocannoniere Cardella e sceglie Cardillo al fianco di D'Agostino. Nemmeno 120 secondi e la Vastese passa in vantaggio sugli sviluppi di una punizione calciata da Obodo. Diallo ripropone in mezzo con Diarra, bravo ad inserirsi, che sigla l'1-0. Quarta rete stagionale per il centrocampista classe 99. La risposta del Cinzia arriva al nono con un tiro di D'Agostino che però si spegne sul fondo. La difesa laziale non riesce a contenere un arrestabile Mamona che aumenta i giri del suo motore al 16esimo. Crea l'occasione del raddoppio. La palla arriva da Danilo Barbarossa che controlla, apre il piattone e la spedisce sul secondo palo dove Santilli non può arrivare. Al 24esimo l'Albalonga prova a rientrare in partita. Il doppio scambio nello stretto tra Cardillo e Panaioli libera il numero 11 al tiro, ma Di Rienzo ci mette la manona e con l'aiuto del palo salva il risultato. 26esimo ancora Danilo Barbarossa ad andare al tiro, ma questa volta la mira non è quella giusta. Al 28esimo il Cinzia conquista una punizione da posizione pericolosa. Alla battuta va D'Agostino che lascia partire una traiettoria imprendibile per il portiere, ma centra il palo. Al 38esimo Diarra si esibisce in un box to box, una volta al limite carica il destro che finisce alto di pochissimo. La Vastese si chiude, riparte in contropiede e al 44esimo Mamona apre per Martiniello che controlla e calcia dritto all'angolino basso, mandando i compagni dritti negli spogliatoi sul 3-0.
All'intervallo Chiappara non soddisfatto cambia pedine e modulo, scelte che fin da subito gli daranno ragione. Al 47esimo D'Agostino dialoga con Cardillo, scarico in destra che non lascia scampo di Rienzio e gara che si riapre. Il Cinza ora a fare la partita e a creare maggiori pericoli, al 50esimo Pace fa tutto bene ma non riesce a concludere. Al 59esimo Alessandro Barbarossa si porta la palla sul destro ma non inquadra lo specchio. Un minuto dopo a provarci Cardillo che elude due difensori e calcia dal limite con il pallone fuori di poco. Bastese che pensa a difendere il risultato che torna a creare pericoli solo al 73esimo quando Mamona crea spazio in area ma il suo tiro non prende velocità e Santilli blocca. All'87esimo Angelilli sfonda a destra, crossa per D'Agostino, colpo di testa e palla al lato. L'ultima occasione del match è la girata di Divico che ammalia i suoi compagni. Finisce così un 3-1 che rallenta le ambizioni playoff del Cinza e che regala una certezza in più alla Vastese. Le differenze motivazionali non hanno fatto da bussola ai ragazzi di Chiappara, ma hanno rafforzato la tranquillità di una Vastese già salva, ma che ha dimostrato che la consapevolezza a volte è più di un'attitudine, è una scelta. Il servizio di Federica Partenza ci ha raccontato di una vittoria meritata. Sì, di una grande partita e a malincuore perché penso che, come ho detto prima, se non avevamo avuto la seconda ondata di Covid può darsi che ci potevamo togliere qualche soddisfazione. Quanto è stata difficile gestirla? Tantissimo. Perché? Tantissimo perché se devi essere organizzato, noi abbiamo avuto nella prima volta 8 positivi e la seconda 12 e ognuno isolarli con un appartamento perché chiaramente le società in Serie D non possono dare un appartamento a ogni giocatore, quindi ogni volta che siamo capitati col Covid abbiamo dovuto prendere complicata assistenza perché comunque il mangiare sono ragazzi che sono fuori di casa, e ci vuole organizzazione, ci vuole presenza, non è stata semplice però ci ha fatto crescere perché penso che anche lì è la prova che se vuoi fare calcio devi essere pronto a tutto. Ci andiamo a vedere la vittoria esterna del Pineto di mister Pomante, 1-0 in trasferta sul campo dell'Aprilia. La salvezza aritmetica. Allo stadio Quinto Ricci il Pineto vince per 0-1 contro i padroni di casa dell'Aprilia dopo un primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa Pepe a tempo scaduto sblocca un match e vola sempre più in alto nella classifica playoff. Calcio d'inizio per gli ospiti, partono forte gli adriatici, assist illuminante di Minincleri, Romano non trova Minnozzi per questione di centimetri, si avventa Mastrippolito ma il numero 27 svirgola la conclusione, ancora i biancazzurri premono sempre Minincleri per Minnozzi, sventola una posizione irregolare Mocci di Oristano, Paletti di Crema fa giocare e nel proseguo dell'azione Romano trova Salvati in presa bassa, sempre i ragazzi di Pomante cercano il vantaggio su corner, Minincleri tiro cross con Bratelli che sfiora da posizione più che ghiotta e non riesce a impattare la sfera, l'Aprilia risponde a fine primo tempo, Luciani per Pesone, il numero 8 non inquadra il bersaglio grosso. Nella ripresa i pontini si affacciano con Laghigna, Mercorelli blocca senza problemi, azione fotocopia dalla catena di sinistra, Succi di testa sorvola la traversa, la squadra del presidente Brocco non si lascia intimorire, Minincleri stoppa, prende la mira e conclude, palla fuori di poco, il Pineto vuole il vantaggio, Romano furbo arriva tu per tu con Salvati che risponde egregiamente, sul rimpallo Mastrippolito conclude a botta sicura, i pontini si salvano sulla linea, mette la mano, Millantano un tocco di mano e un calcio di rigore, botta in risposta dei biancocelesti, Bosi di controbalzo, pallone che sibila sul fondo, la partita si accende, Mastrippolito cross velenoso al centro e pallone che finisce tra le braccia di Salvati dopo una carambola, 10 minuti dopo Luciani per questo fallo a centrocampo riceve il secondo giallo di giornata e lascia i suoi in 10, i ragazzi di Galluzzo perdono la testa per questa gomitata di Laghigna, i laziali rimangono addirittura in 9 uomini. Gli abruzzesi d'orgoglio vogliono la partita e l'intera posta. A 2 minuti dal termine, Capitan Pepe si prende tutte le responsabilità del caso. Conclude da fuori area e trova un Eurogol sotto il diluvio. Non succede più nulla. Il Pineto vince di misura per 0-1 contro una grande Aprilia e vola sempre più in alto nella classifica playoff. Insomma, l'Eurogol del difensore Pepe, che tu tra l'altro conosci bene, no, direttore? Sì, sì, sì. Allora, noi abbiamo un altro servizio in scaletta, ti chiedo subito a bruciapelo perché riguarda l'eccellenza, con il Chieti che ha praticamente vinto il campionato, gli facciamo i complimenti per il lavoro svolto nella seconda parte, nel restart, nella seconda parte del campionato perché
C'è chi dice, tra cui Gabriele De Bari, no, che il Chieti è stato fortunato perché il regolamento... ha usufruito di un vantaggio. Però il Chieti l'anno scorso aveva usufruito in negativo di uno svantaggio, quindi lo sport ti toglie e ti dà. Non è proprio così. Beh, come no, lo scorso anno il Chieti è retrocesso con 8 partite da giocare. Poteva pure retrocedere, non lo sappiamo. Quest'anno invece sappiamo che... Quando si è ripartiti, però non ha avuto la possibilità di conquistare la salvezza sul campo e quest'anno ha avuto la possibilità di ricostruire la squadra e devo dire che la società del presidente Mergiotti e del patron Trevisan lo ha fatto molto molto bene e la vittoria di questo campionato è meritato. Delusione l'Aquila? Ah sì, perché penso che come rosa era una rosa comunque competitiva. Deve essere successo qualcosa perché poi pronti e via è andato via l'allenatore, quindi sicuramente si è rotto qualcosa all'interno ed è un peccato, è una delusione, è anche un peccato per quello che diceva, perché comunque erano prima in classifica, prima dell'interruzione, quindi forse anche quello ha pagato, perché nella testa dei giocatori non è semplice, anche della società, stare prima in classifica, si interrompe e si riparte con un'altra formula. Sicuramente il vantaggio è stato più del Chieti anche da questo punto di vista. Andiamo a vedere il derby di oggi a Vezzano-L'Aquila, un pareggio che serve a poco o a nulla a entrambe le squadre, perché il Chieti, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, manca solo l'aritmetica, è pronto a tornare in Serie D. Vediamo com'è andata al De Marzi. Sogna il sorpasso in seconda posizione proprio nel derby Antonio Torti, mentre sul fronte opposto Ruben Dario Bolzan vuole mettersi alle spalle tutte le scorie derivate dal KO con il Chieti per rilanciarsi. E a Vezzano L'Aquila, allo stadio dei Marsi, di nuovo a porte quantomeno semiaperte, Antonio Torti, ex di turno, sceglie pendenza dal primo minuto, ma deve fare i conti con l'infortunio in apertura del Rapaz. Martin Blanco sostituito da Amedeo Vincenzi, una brutta tegola per Torti che deve rinunciare all'argentino. Meglio L'Aquila nella fase iniziale, Moscianese scarica per Ivan Di Federico, un prodigio, l'intervento di Michael Di Girolamo che si rifugia in corner. In avvio spinge L'Aquila con convinzione e trova anche il gol del vantaggio con Stefano Miccichè, non chiude di Gianfelice, il sesto gol in campionato per Miccichè, il quale stacca nella classifica marcatori Spinola, ma soprattutto realizza la rete dello 0-1 L'Aquila, che però deve difendere perché Alessandro Pendenza sul versante opposto si libera e si presenta tu per tu con Domingo Dalmasso che si supera e sbarra la strada all'attaccante biancoverde, intervento super di Domingo Dalmasso, ma L'Aquila che cerca il raddoppio solo sfiorato con Luca Fonti schierato dal primo minuto da Ruben Dario Bolzan. L'Aquila in emergenza, tanti gli infortuni in attacco, Pellecchia, Miccichè e Di Federico, prima del duplice fischio dalla distanza Rosano, palla che si spegne sul fondo non di molto e primo tempo in archivio, ma nella ripresa l'Avezzano entra in campo con maggiore determinazione e trova un eurogol con Braghini, con il mancino appena entrato premiata la scelta di Torti, Braghini che aveva rilevato Pelino, 1-1 Avezzano e la tribuna dello stadio dei Marsi può esultare. Avezzano che ora ci crede, Pendenza fermato in fuorigioco, tutto fermo, nulla di fatto per i marsicani, deciso Antonio Savino di Torre Annunziata. Entra Maisto ed è subito protagonista, ma anche per lui scatta la trappola del fuorigioco. Quindi nel finale di partita la combinazione che coinvolge Fonti e Kras con lo stesso Maisto che scheggia l'incrocio dei pali, il lampo dell'Aquila a un passo dal secondo vantaggio, ma può bastare così. L'Avezzano fallisce il sorpasso in seconda posizione, ma buona la prestazione dei biancoverdi. L'Aquila a meno 7 dal Chieti che domenica all'Angelini potrebbe festeggiare la promozione in D proprio con l'Avezzano. Il derby al dei Marsi tra Avezzano e L'Aquila termina 1-1. Sarebbe una promozione meritata quella del Chieti per come ha saputo interpretare il regolamento nel ricostruire bene una squadra che invece non stava facendo bene nella prima parte del campionato. Noi chiudiamo con un flash di basket e un riassunto del Giro d'Italia di ciclismo con Gabriele De Bari. Nel basket, vi dico io, non ci sono sostanziali novità di mercato per quanto riguarda la Lux Pallacanestro Chieti. Prime conferme dovrebbero arrivare per Meluzzi e per Bozzetto, poi si parlerà anche con Penny Williams, l'americano che ha fatto comunque molto bene. Difficile invece poter riportare a Chieti Sorokas che ha fatto un campionato straordinario che punta alla Serie A1. Roseto invece è pronta a giocarsi il sogno Serie A perché è arrivata nella finale la formazione di
coach Toni Trullo contro la vincente della serie Nardò Luis Roma per tornare in Serie 2 e poter giocare il derby proprio contro Chieti il prossimo anno. Roseto meriterebbe la Serie A2. Giro d'Italia, Gabriele, alla fine che mi dici? Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto, ha vinto più forte, è stato combattuto. E Egan Bernal, tra l'altro positivo al Covid? Sì, lui e la moglie, la fidanzata. Purtroppo gli italiani, a parte Caruso, per trovare il secondo italiano in classifica bisogna andare al 15° posto. Chi è, ti interrogo? Formolo. Bravo. E quindi mi pare che la situazione degli italiani nelle corse a tappe sia quantomeno fragile, perché Caruso è stata un'eccezione. Però Ciccone era andato bene fino alla caduta. No, era andato molto bene. Aveva sbagliato la conduzione della corsa nella prima parte, poi era migliorata, ma molto bene no, perché uno che va molto bene sullo zoncolano vince. Era la sua tappa, non ha vinto, è arrivato a ridosso dei primi. Poteva stare con Bernal, non c'è stato, quindi gli è mancato il salto di qualità. No, aspetta, il salto di qualità rispetto al ciccone precedente l'ha fatto. Però non ha mai avuto... Però io ritengo che Giulio Ciccone appartenga ancora a quella categoria di corridori che a 28, 29, 30 anni cominciano ad emergere. Guarda Caruso. Sta un po' in ritardo, perché Caruso è d'eccezione, 33 anni. Nibali a 27 è uscito fuori. Anni. Indurain a 28. Siamo davanti a una generazione di giovani che vincono e stravincono però poi le corse questo più intanto importanti. È Campofelice, questo è Campofelice con Egan Bernal. E Ciccone... Eccolo lì Giulio, secondo. Ciccone ha perso un anno. Per me ha perso un anno, perché poteva arrivare almeno nei primi 5-6... E non c'è arrivato. Questo è Giulio con Vlasov, terzo sul traguardo di Campofelice. Ma aspettavo almeno da parte sua una vittoria di tappa. Questa è l'immagine di Campofelice. Però comunque ha fatto uno step importante. Il ciclismo abruzzese è vivo perché Dario Cataldo ha fatto comunque un buon giro. Diciamo che Giulio Ciccone si è fatto. Cataldo, ci sarebbe da dire, ha fatto due fughe, ha sbagliato le fughe. Lo ha detto lui stesso. Secondo me poteva fare molto di più. Però, vincerà il Tour, secondo te? È una storia... È una storia a due, è come un anno fa, sarà la rivincita dello scorso anno. Oggi Ricci Porta ha vinto il Giro del Delfinato, sì, facendo vedere Geraint Thomas in ottima condizione, che potrebbe essere un altro candidato al Tour. Adesso ti interrogo con una domanda difficile, chi è la prima maglia di leader nel Giro di Svizzera dopo la cronometro? No, oggi non l'ho seguito. Stefan Kung, Francais Deje, davanti a Bisinger che è della Education First. Oggi ho seguito il Giro del Delfinato e il Giro d'Italia Under 23. Che è molto importante. Giusto? Dove gli italiani oggi hanno vinto la tappa al cronometro. Sorride anche Cristiano Del Grosso se parliamo del Giro d'Italia Under 23. Giusto? Ti senti giovane, no Cristiano? Ti senti giovane, maglie bianche dei giovani, vedi? Ti senti giovane. Queste sono le immagini di Campofelice girate dal nostro Diego Martelli su uno sterrato Gabriele che ha avuto successo. Sì, non ha fatto grandi danni come pensavamo, speravamo. Però io intendo solo lo sterrato. La spettacolarità di quell'arrivo indubbiamente c'è stata. E perfetto. Poi la maglia rosa l'ha presa lì e non l'ha lasciata e non l'ha più mollata. E questo è un segnale dell'Abruzzo, questo è Giulio Ciccone che commenta la tappa proprio di Campofelice, è stato un segnale importante, no? Perché in Abruzzo Bernal si è vestito di rosa, sì. Questo è un dato di fatto. Noi ci fermiamo qui, siamo andati un po' più corti questa sera, ma tutto lo sport è praticamente finito, stiamo entrando in estate, ma noi andremo avanti, torneremo giovedì per parlare di europei con l'Italia. Da giovedì dovrebbe cominciare la nostra trasmissione dedicata agli europei. Che farà l'Italia di Mancini? Io penso che arriverà nelle prime quattro, perché Cristiano, è una squadra che non perde mai. Anche per me, nelle prime quattro. Nelle prime tre. Prime tre? Diciamo prime due, diciamo che gioca la finale a Wembley. Se la gioca, dai. Se la gioca a Wembley, secondo voi? No, secondo me ha tutte le carte in regola. Con Verratti o anche senza Verratti? La prima partita non ci sarà. Non ci sta Verratti. No, dico, quanto è importante per voi il recupero di Verratti? Fondamentale, secondo me. Però anche senza Verratti, contro la Repubblica Ceca, una squadra qualificata, una squadra tosta, solida, ha fatto 4-0, l'Italia non subisce gol. E questo è un dato fondamentale per andare avanti. Ti sono mancato in questo mese? Direi di no. Perfetto, grazie. Chiudiamo come avevamo aperto. Grazie a Roberto Cherchi per il prezioso lavoro in studio. Grazie all'ottima regia di Andrea Di Fabio. Grazie a Gabriele De Bari. Ci vediamo giovedì. Va bene. Ospiti? Ci anticipi qualcosa? Ma ci dovrebbe essere nella prima trasmissione l'unico giocatore italiano che ha vinto sia l'europeo che il mondiale. Chi è? Dino Zoff. Non male, no Cristiano? Ma
non male. Assolutamente. Grazie a Cristiano Del Grosso per aver accettato il nostro invito, grazie al direttore Andrea Masciangelo, grazie a Carlo Di Renzo e Luigi Di Marzio che sono intervenuti, al pari del presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Noi ci vediamo domenica prossima. Buonanotte.